Sono stati conclusi a Fossombrone i lavori di riqualificazione del parco archeologico Forum Semproni, situato su un'area di proprietà della provincia di Pesaro Urbino, gestito dal comune, in seguito alla vincita di un bando della regione Marche. Gli interventi hanno consentito di aumentare la fruibilità del parco attraverso il rifacimento di staccionate, recinzioni ed anche la creazione di un sentiero di accesso in ghiaia. La progettazione delle opere è avvenuta in stretta sinergia con la Soprintendenza dell'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Al tempo stesso sono stati anche eseguiti degli interventi di restauro di due mosaici, grazie anche alla preziosa collaborazione del Rotary Club di Urbino. Oltre a questo, sono stati messi in campo dei nuovi strumenti promozionali dedicati al parco e al museo archeologico. Abbiamo partecipato a un bando della regione e ha avuto 30.000 euro di finanziamento per fare questi lavori al parco archeologico. Questi lavori ci hanno dato la possibilità di rendere più ordinato, più preciso l'accesso e la fruibilità di questo parco, e quindi siamo veramente orgogliosi oggi di presentarvi tutti i lavori che sono stati diversi e anche molto importanti. In questo caso anche la comunicazione è molto importante, avete deciso di mettere in campo dei nuovi metodi anche per farlo vedere a chi non è qua. Sì, infatti è stato realizzato questo video, molto bello devo dire, con i figuranti romani, soldati, quindi una cosa molto così accattivante, affascinante, che vogliamo utilizzare sia per la didattica, per le scolaresche che già frequentano il parco e il museo archeologico, ma anche per i turisti che ci verranno a trovare e quindi che avranno la possibilità di vedere questo video, che è molto bello e molto interessante. In chiusura ricordiamo anche l'intervento che è stato effettuato su due mosaici. Uno è quello che fa parte del bando e quindi il restauro del mosaico geometrico della casa di Asclepio, ma abbiamo avuto la fortuna e devo dire la grande collaborazione del Rotary Club di Urbino, che ha fatto questa raccolta fondi insieme ai Rotary Fano e Cagli e ha così raccolto la cifra per poter fare il restauro anche del mosaico dei cani, che sempre fa parte della casa di Asclepio. E presto partiranno i lavori della copertura di questa casa per proteggere anche questi restauri, e quindi c'è un susseguirsi di cose molto belle, molto interessanti, che ci rende così molto orgogliosi di un lavoro fatto in questi 4 anni. Come Rotary avete deciso di impegnarvi ancora una volta nell'aiuto per il territorio. Oggi siamo qui a presentare questa iniziativa che si volge finalmente alla fase finale. Già da qualche anno su Fossombrone avevamo posto l'attenzione perché l'area archeologica di Forum Semproni diventasse un poco il destinatario di una serie di iniziative. Questa per noi è la prima. Noi siamo dell'idea che questo non è un intervento spot. Vorremmo seguire proprio gli studi archeologici per fare in modo che le esigenze di dover raccontare per passi quest'area in qualche modo possa essere restituita anche con interventi che magari non devono essere solo esclusivamente di restauro, ma anche di promozione o di sostegno di parti di campagne di scavo, e magari, perché no, anche in termini di borse di studio per chi dedica il tempo allo studio di questa area archeologica. Il mio pensiero oggi va al professor Luni, che è stato quello che ha dato il via a questa cosa, che lo sentiva giustamente come una sua creatura, e oggi, a 8 anni dalla sua scomparsa, credo che sarebbe orgoglioso di questo. Io mi ricordo che d'estate, passando lì, si vedevano questi giovani con un professore lavorare lungo questa flaminia, e naturalmente c'era la battuta di quello che diceva: stanno tirando fuori chissà che cosa, solo sassi, invece vengono fuori dei mosaici stupendi, vengono fuori delle cose fantastiche, e le opere che abbiamo, che ci hanno lasciati le antiche civiltà, è la dimostrazione di questo.